E ora lo sport calcio, parliamo del Pescara che continua la preparazione in vista del primo turno playoff in programma martedì 7 maggio alle 20:30. Il Pescara giocherà in casa contro il Pontedera, 2 risultati su 3 a disposizione al 90esimo, niente supplementari, fermo solo D'Agasso, problema muscolare al flessore della coscia, ma la risonanza magnetica ha dato esito negativo, dunque dall'esame strumentale cui si è sottoposto Matteo D'Agasso una buona notizia: non ci sono lesioni al flessore della coscia, le sue condizioni saranno testate domani pomeriggio. Abbiamo già detto, i biancazzurri si preparano tutti in buone condizioni, eccezione fatta, ripetiamo, per D'Agasso. La grande novità di quest'anno, l'utilizzo del VAR dal primo turno preliminare playoff. Nel Pontedera certa l'assenza di Peli, infortunato sia al ginocchio, nell'ultima partita di campionato sul campo della Carrarese l'esterno di proprietà dell'Atalanta era entrato al 12esimo della ripresa al posto di Gagliardi, appena 5 minuti dopo il problema al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo. Rimane in dubbio il terzino sinistro Angori per guai di natura muscolare. Intanto il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Taranto contro la penalizzazione di 4 punti, possiamo staccare dalle immagini, per violazioni amministrative inflitta, la penalizzazione di 4 punti dal Tribunale Federale Nazionale, poi successivamente confermata dalla Corte d'Appello federale. Dunque classifica del girone C immutata, il Taranto di Capuano che si è classificato al 5º posto affronterà, sfiderà in casa la 10ª in classifica in graduatoria, appunto il Latina di Gaetano Fontana, partita in programma come le altre martedì prossimo 7 maggio alle 20:30.